ci dice qualche cosa che introduca il docufilm, oppure andiamo direttamente, se lui decide, con il docufilm. Ciao a tutti, e innanzitutto grazie a tutti voi di essere venuti qua questa sera. E per me è ovviamente una grande emozione essere in questa sala, perché per 10 anni ho lavorato qui come proiezionista prima e poi come organizzatore del Cineforum, che per tanti anni ha rappresentato un'eccellenza per questo paese dal punto di vista culturale, ed è stato per me anche uno dei luoghi formativi più importanti. Quindi essere nuovamente qui questa sera per me è veramente emozionante. Ringrazio quindi Don Alfredo per avermi dato questa opportunità e tutte le persone poi che in una maniera o nell'altra hanno chiesto la possibilità di avere una proiezione anche a Cernusco di questo documentario. È un lavoro che spero apprezzerete, in pochi che sono qui presenti questa sera l'hanno già visto, e quindi per molti sarà una sorpresa. È un lavoro piccolo, se vogliamo, realizzato veramente con pochissimi mezzi, con pochissimi soldi, ma nato da un'esigenza comunicativa importante, da una necessità di stimolare il dibattito, di stimolare una riflessione critica. E quindi, visto che il lavoro dura anche poco, perché dura 38 minuti, quindi vi rubo magari qualche minuto già adesso e poi spero avrete voglia, dopo la proiezione, di discutere assieme di quello che vedremo assieme. C'è il docufilm, oppure andiamo direttamente, se lui decide, con il docufilm. Ciao a tutti, e innanzitutto grazie a tutti voi di essere venuti qua questa sera. E per me è ovviamente una grande emozione essere in questa sala, perché per 10 anni ho lavorato qui come proiezionista prima e poi come organizzatore del Cineforum, che per tanti anni ha rappresentato un'eccellenza per questo paese dal punto di vista culturale, ed è stato per me anche uno dei luoghi formativi più importanti. Quindi essere nuovamente qui questa sera per me è veramente emozionante. Ringrazio quindi Don Alfredo per avermi dato questa opportunità e tutte le persone poi che in una maniera o nell'altra hanno chiesto la possibilità di avere una proiezione anche a Cernusco di questo documentario. È un lavoro che spero apprezzerete, in pochi che sono qui presenti questa sera l'hanno già visto, quindi per molti sarà una sorpresa. È un lavoro piccolo, se vogliamo, realizzato veramente con pochissimi mezzi, con pochissimi soldi, ma nato da un'esigenza comunicativa importante, da una necessità di stimolare il dibattito, di stimolare una riflessione critica. Lavorano per la carta Stilecco da molti anni e che lavorano a stretto contatto con i migranti. Ne abbiamo discusso assieme, abbiamo valutato quali potevano essere le opportunità, io ho spiegato loro quali potevano essere anche le possibilità, cioè il fatto che comunque se partivamo dall'idea di non avere un budget, di avere comunque un qualcosa che fosse effettivamente realizzabile senza sognare troppo in grande, quali potevano essere appunto le opportunità. Abbiamo elaborato il progetto, ne abbiamo discusso per diversi mesi e poi loro mi hanno proposto una serie di persone da intervistare. Questo per quale motivo? Perché la cosa che a me interessava era appunto dare dignità alle storie di queste persone, storie che sono quelle che chiunque di noi potrebbe conoscere o affrontare semplicemente parlando con quelle persone che leggiamo spesso sui giornali, che viene scritto mi danno fastidio perché sono a chiedere sempre le monete al semaforo, perché mi hanno fastidio che mi lavano il vetro e quant'altro. A volte basterebbe veramente fermarsi a chiacchierare con queste persone per scoprire le loro storie, scoprire quello che hanno vissuto. L'importanza della Caritas di Lecco su questo progetto è stato proprio quello di aiutarmi a fare un filtro, non perché ci fosse la necessità di trovare delle storie esemplari, ma perché io avevo bisogno di parlare con delle persone, di poter intervistare delle persone che avessero superato la difficoltà di raccontare la loro storia. Chi vive storie di migrazione spesso è reduce da traumi profondi,
hanno subito violenze di tutti i tipi, da quelle più inimmaginabili a quelle più semplici, che possono essere semplicemente il distacco da una famiglia, dalla propria terra, con la consapevolezza che magari non si potrà mai più tornare nel proprio paese. Spesso queste persone hanno difficoltà a parlare. In Italia esiste una commissione che giudica la storia di queste persone per capire se sono persone che possono ottenere il permesso di soggiorno, che possono ottenere i documenti necessari per stare in Italia. E questa commissione fondamentalmente è una sorta di giuria di persone sconosciute a cui il migrante deve raccontare quello che ha subito, da dove arriva e quant'altro. E spesso queste persone all'interno di questa commissione, cioè quindi in quel luogo che potrebbe aiutarli a ottenere i documenti, magari non raccontano quello che hanno vissuto. Pensate a una donna che magari ha subito delle violenze nel corso del suo percorso migratorio, che si deve trovare a raccontare una cosa così intima degli sconosciuti. Ecco, questa cosa non avviene. Quindi l'aiuto preziosissimo che è stato dato dalla Caritas è stato proprio quello, cioè di presentarmi delle persone che sarebbero state in grado di raccontarsi, che avevano già fatto un percorso psicologico, che erano già state aiutate a comprendere quello che avevano vissuto. Col fatto che appunto il lavoro è stato fatto con un budget ridicolo, ovviamente anche la fase di traduzioni ha portato via lungo tempo, perché non abbiamo potuto affidarci a dei traduttori pagati, professionisti che lo fanno di mestiere, ma ci siamo affidati a un cuore di tutta una serie di persone che con il tempo ci hanno tradotto tutto quanto. A quel punto abbiamo incominciato a lavorare al montaggio. Il montaggio è stato il secondo momento creativo dell'opera. Nei documentari spesso avviene questo, cioè magari c'è una scaletta, c'è una traccia con cui si parte, ma poi le storie, a differenza di un film che è già molto definito, si costruiscono spesso in fase di ripresa, perché si scoprono, avvengono delle cose che magari non erano previste, e poi in questo caso tanto avviene in fase di montaggio, dove queste storie, appunto, dicevo, sono state un dono prezioso per noi, e abbiamo lavorato a lungo al montaggio per capire bene che tipo di storia volevamo raccontare. Abbiamo costruito una sorta di film fatto in piccoli capitoli, lo vedrete, sono intervallati da una serie di cartelli che sono degli spunti di riflessione sulle tematiche migratorie, e questi capitoli raccontano le fasi della migrazione, raccontano che cosa si sente, che cosa si prova ad essere un migrante, perché si decide di lasciare il proprio paese, come è stato il viaggio e come si vive oggi la condizione dell'essere etichettato come un migrante. Anche da parte di Angelo e Martina della Caritas c'è stata una grossa sorpresa, perché si sono resi conto che questa occasione ha rappresentato per loro un'occasione importante, cioè sapevano di essere ascoltati, e quindi hanno buttato fuori tante cose che avevano dentro, che magari conservavano da un sacco di tempo e non avevano mai condiviso con nessuno, neanche con loro. Quindi per noi è stato veramente un dono prezioso avere queste storie, questi racconti. Una delle persone intervistate nel documentario che vedrete è presente qua questa sera, ed è una persona che ha fatto un percorso molto, molto difficoltoso, ha una storia molto particolare, poi non so se avrà voglia di parlare, vedremo dopo. Ma in ogni caso queste storie, appunto, dicevo, sono state un dono prezioso per noi. Sì, io parlo dal mio punto di vista, in quanto ho lavorato come insegnante di italiano per richiedenti asilo, ed è stato un lavoro bellissimo e allo stesso tempo faticoso. Bellissimo perché è la possibilità di conoscere queste persone da un punto di vista diverso da quello che ci raccontano i media di solito. Quindi hai la possibilità di essere a contatto con loro giorno per giorno, di aiutarli nel processo di apprendimento della lingua italiana, che è essenziale per loro per avere una vita effettivamente nel nostro paese, quindi per iniziare a integrarsi nel tessuto sociale e poi trovare anche un lavoro. Ma è allo stesso tempo faticoso e difficile, perché anche durante lezioni di italiano semplicissime emergono problematiche da parte dei migranti ed emerge la necessità di essere ascoltati.
Durante le lezioni di italiano emergono appunto le sofferenze, i problemi che queste persone hanno avuto durante il viaggio. E a volte, non essendo ascoltati quasi da nessuno, diventa il momento della scuola il momento in cui possono sfogarsi ed esprimere le loro difficoltà, le discriminazioni di cui sono oggetto tutti i giorni all'interno. Integrazione, perché pensa che è importante che le persone vengano integrate all'interno del nostro paese. E ne prova anche la casa che le suore laiche, per me Cernusco si chiama così, ma in realtà sono l'Istituto Secolare delle Discepole del Crocifisso, ecco, hanno messo a disposizione della Caritas e quindi dell'Arcobaleno l'accoglienza di persone che vengono da questi circuiti, cioè che vengono dalla migrazione. Ma la nostra idea e il nostro scopo è quello di aiutarli nella integrazione dei propri percorsi all'interno dell'Italia. Poi è vero che poi qualcuno vuole spostarsi, va in altri ambiti, in altri paesi, però questo è un po' lo spirito e lo scopo che l'arcobaleno, che è una nazione di Caritas, vuole portare avanti con i migranti, quindi questo è un po'.